Bentornati all'ennesima puntata delle Frit. Questa settimana parliamo, e non poteva essere altrimenti, di Super Mario, con un nome di una puntata che io non so pronunciare e lascio al mio socio Marco Crispigni raccontarcela. Sì, Super Mario è un drago e quindi l'abbiamo intitolata Il figlio di Daenerys Targaryen, dalla famosa serie. Ha fatto tanti draghi e nella serie non era uscito, ma è uscito fuori pure Super Mario, che è il grande drago, esatto, che adesso cambierà completamente il panorama della nostra Italia, no? Esatto. E Marco, cominciamo dicendo che noi non siamo stati mai cortesi e gentili con la stampa mainstream italiana, diciamo. Però, però questa volta credo che siano toccate delle vette mai viste, tempismo, questa persona, per quanto competente, mancava poco che facesse liquefare il sangue di San Gennaro, diciamo, un paio di perle, Marco, fra l'altro, appunto, le perle sulla stampa mainstream, cioè parliamo di Repubblica, Corriere, La Stampa, cioè non giornalacci, no, Libero, sulla stampa cosiddetta progressista, culturalmente elevata. Allora, abbiamo visto articoli che ci raccontavano del dramma dell'infanzia del giovane Draghi, che ha perso i genitori quando era giovane, che stava rischiando di perdere, di vedersi tutta l'eredità del padre banchiere liquefatta dall'inflazione degli anni 70, la terribile inflazione degli anni 70. Infatti poi, però, povero Mario Draghi ha vissuto in due camere in cucina condividendole con altro banchiere per pagare l'affitto. Abbiamo articoli inneggianti la moglie, Serenella, la moglie di Draghi, il cane di Draghi, cioè, abbiamo avuto diritto agli articoli sul bracco ungherese, e quindi Draghi, che siccome gli piacciono i cani, è una tanta brava persona. Aperture, Magalli è ritornato, cioè ogni volta che Draghi è stato nominato, quando fu nominata la BCE, cioè abbiamo dovuto sopportare le foto di classe di Draghi con Magalli e l'intervista a Giancarlo Magalli, il suo momento di celebrità. Siamo arrivati, appunto, vette meravigliose, la questione dello spread per cui si aprivano i telegiornali, soprattutto il TG3, al grido di abbiamo, l'Italia ha guadagnato un altro miliardo di euro perché è calato i punti dello spread. Cioè, veramente cose imbarazzanti. Sì, imbarazzanti, più del solito, sinceramente. E allora, quindi questo Draghi santo subito che sistemerà tutto quello che serve in Italia, ecco, fatta questa chiosa iniziale, adesso andiamo a discutere di due o tre punti che secondo noi, diciamo, non è che questo riuscirà a fare in due anni tutto quello che deve fare. Quindi partiamo dai limiti evidenti della narrazione. Ricordo soltanto, poi il voto parlamentare ci dirà, che Mario Draghi potrebbe essere l'unico presidente del Consiglio della storia a non avere una vera opposizione parlamentare, perché tutte le agenzie di tutti i partiti, anche dell'unico partito che ha detto no, a noi non ci piace il modo, quindi Fratelli d'Italia, ha detto ma noi non sappiamo se ci asterremo, se voteremo contro, però comunque se c'è un provvedimento che ci piace per la patria, no, per loro questa cosa è importante, noi lo voteremo. Quindi rischia di essere un governo senza opposizione, però nonostante questo ci sono delle cose che non ci convincono. Vai Marco. Sì, come tu dicevi giustamente, due anni, perché il governo Draghi durerà, se dura, due anni, poi si arriva a scadenza della legislatura e ci saranno per forza alle elezioni. Quindi in due anni tutto sto popò di roba che nella grande stampa viene dato con finalmente con Draghi si fa, non c'è proprio il tempo tecnico da un punto di vista di calendario parlamentare, perché poi, cioè, non è che se sveglia la mattina Draghi e dice
faccio la riforma della pubblica amministrazione, track, se fa, no, bisogna scrivere le leggi, bisogna approvarle, bisogna fare i regolamenti, insomma, la democrazia ha i suoi tempi ed è per questo che normalmente le legislature durano 5 anni per dar tempo a un governo di mettere in moto e fare alcune cose. Sicuramente quello che farà Draghi sarà il lato, la campagna di vaccinazione, che già si stava facendo il governo precedente, con molti limiti legati soprattutto alla disponibilità dei vaccini, quindi legati anche agli accordi fatti dall'Unione Europea, di cui abbiamo parlato la puntata precedente, e quindi la disponibilità di vaccini. Adesso tutto si può fare meglio, probabilmente Arcuri, il responsabile di tutto, lo scibile umano nel campo sanitario, forse potrebbe essere sostituito, rimpiazzato o perlomeno ridotte le sue competenze, però non credo che Draghi si metta a vaccinare gente in mezzo alla strada, perché esatto, fa lui questa cosa. La cosa principale che farà sarà la gestione del recovery plan, il motivo per cui il governo Draghi era in qualche modo spinto, auspicato più o meno dall'ottobre del 2019, cioè da quando era finito il mandato di Draghi alla BCE. Allora, c'è l'interesse, la voglia a che questi consistenti aiuti economici, che in parte poi sono debito o non regalia, vengano gestiti da, come dicono i giornali, da persone competenti. E infatti poi sui giornali abbiamo letto articoli in cui si beffeggia il vecchio governo, parlando con termini in alcuni casi veramente disgustosamente classisti. Si usa il scappati di casa, ripescati al fiume, cioè delle cose che solo la casta, una delle caste per eccellenza, quella dei giornalisti, riesce a fare e a dire. Allora, sarà la gestione del recovery plan il centro ed il motivo per cui tutti quanti appoggiano Draghi. Gestione del recovery plan, che il recovery plan dovrà essere presentato definitivamente all'Unione Europea ad aprile. Quindi o sono già scritto un recovery plan completamente differente, perché sono variato tempo che dovevano arrivare a ottenere il governo Draghi, oppure non è che c'ha tempo tecnico per cambiarlo radicalmente il piano che già è stato fatto e che è stato presentato in Parlamento, perché questo è lo stato del tempo. E l'altra cosa che a noi lascia abbastanza perplessi è questa figura del governo tecnico, cosiddetto tecnico, che poi insomma cioè un uomo che è presidente della BCE non è solo un tecnico, è anche un politico, perché la BCE ha fatto politica in questi anni, non è che ha fatto ingegneria e faceva solamente cose ipertecniche che non avevano impatto concreto sulla vita di tutti di ogni giorno. E questa cosa, che il governo tecnico, è un'anomalia esclusivamente italiana, cioè né in Francia né in Germania né in Inghilterra abbiamo negli ultimi 30 anni 4 cosiddetti governi tecnici: quello di Ciampi, quello di Dini, quello di Monti e ora quello di Draghi. Ed è un, come dire, perlomeno segnala un'anomalia nel sistema democratico italiano. C'è qualcosa che non funziona se il Parlamento non riesce ad esprimere delle coalizioni politiche che agiscano, poi bene o male sarà giudizio degli elettori, ma che conseguano di portare a termine le loro opzioni.
Esatto, Marco. Su questa cosa dei governi tecnici io volevo dire una cosa, anche per ricordare a chi è meno boomer di noi questa timeline, questa linea del tempo. I governi tecnici nascono quando in qualche modo finisce la Prima Repubblica. Finisce la Repubblica dei partiti, la Repubblica nata dalla Resistenza, e il sistema politico pare in eterna transizione. Quando c'è un appuntamento importante, nel 92 c'era la nascita, insomma, dell'Unione Europea, il governo Monti in un momento pure drammatico di recessione importante, e Draghi, il recovery fund, la pandemia, ogni qualvolta c'è un appuntamento con la storia, se vogliamo, il sistema politico italiano post 92 non è stato in grado di esprimere delle maggioranze politiche vere. Vere significa per me che si prendono la responsabilità degli atti che vengono fatti, perché poi i governi tecnici sembrano all'italiana maniera il modo per dire: ah, la colpa è di quello, io, cioè, l'ho votato, però la colpa è di quello, e quindi noi scordiamo il nuovo passato, adesso è finito tutto e ricominciamo a lavorare. Quindi questo è un po' è come se in questi momenti cruciali, come tu dici te, scansa dei ragazzi, esatto, che non vengono, viene quello che li sa fare cose. Esatto. Quindi Marco, proviamo a chiudere questa puntata facendo un po' la summa, dicendo che in realtà Mario Draghi è il rappresentante di questo leitmotiv italiano che ormai da 30 anni ci fa la capa tanta, i migliori, quelli che sanno fare le cose, sembra che la politica non esista, invece è la politica poi che fa le scelte vere, anche se viene chiamato in un altro modo, e queste grandissime aspettative del mondo, secondo me, secondo noi, più giornalistico, politico, mediatico, di questo messia che arriva e con un dito sistema i drammi dell'Italia degli ultimi 30 anni. Ci sono delle problematiche sia pratiche, sia tecniche, sia il fatto che, come dicevamo all'inizio, che Draghi dovrà mettere insieme una maggioranza eterogenea, tutti vogliono collaborare con lui, ma in genere in politica, se tutti vogliono collaborare con te, tutti vogliono avere qualcosa in cambio, e gli interessi sono chiaramente non collimanti tra diverse forze politiche. Quindi noi speriamo di sbagliarci, giusto? Insomma, speriamo che riesca a fare. Speriamo che Super Mario sia Super Mario. Sia Super Mario. E che veramente, per esempio, che questo nuovo ministero della transizione ecologica sia finalmente un'apertura di centralità della questione ambientale nel nostro paese. Rimaniamo perplessi, come ho letto oggi, il Ministero della Transizione Ecologica rischia di essere come l'ombrello di Altan per i militanti dei 5 Stelle, però vediamo. Beneficio di inventario, aspettiamo un momento. Noi vi ringraziamo di aver sentito questo, di aver ascoltato e visto questo video. Salutiamo chi ci ascolta il lunedì pomeriggio su Radio Mir e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A presto. Ciao ciao.